Presidente Armando Zambrano del Consiglio Nazionale Ingegneri che ha organizzato insieme con l'Ordine di Venezia questo convegno, può dire se è andata bene o se è andata male. Come è andata? Per me è andata bene, ma non perché sono di parte, ma perché è veramente, sono veramente emerse le questioni, si è fatta chiarezza su tante cose. Il dibattito, anche a volte da fronti opposti, si è mantenuto sempre in un'assoluta civiltà, educazione e soprattutto lealtà, che non è una cosa scontata. Quindi la presenza è stata straordinaria, tantissimi colleghi interessatissimi, i relatori sono venuti tutti, e anche questo non è scontato perché è difficile, soprattutto in questo paese dove ci sono sempre emergenze. Quindi grazie all'Ordine di Venezia, grazie alla Federazione, al Collegio dei Ingegneri di Venezia, insomma è stata curata nei minimi particolari, la sala è meravigliosa, che devo dire, insomma Venezia è quella che è. Maurizio Pozzato, presidente del Collegio degli Ingegneri di Venezia, che ha coorganizzato. Direi che è stata una grande soddisfazione portare a termine questo confronto, perché aveva, diciamo, delle criticità, l'abbiamo visto, l'abbiamo comunque condotto, come ha detto anche il Presidente, in un clima di civiltà e di confronto. Era importante farlo nel nostro regno, nel regno degli ingegneri, che siamo molto pratici. La discussione è stata amplissima, gli apporti eccezionali, e quindi la conclusione è molto positiva. E Pasqualino Boschetto, che è il presidente della Federazione degli Ordini del Veneto, Ordini degli Ingegneri del Veneto, federazione regionale. Allora, intanto viva gli ingegneri, partiamo così. E poi bisognerebbe togliere qualche se. Ci sono stati ancora troppi se. Se funziona, no, deve funzionare e basta. Auguri a tutti.